Storie di successo, storie di imprenditori che battono la crisi, storie di strategie di mercato. Nella quotidiana rassegna stampa di attività commerciali che chiudono e subiscono la morsa della crisi economica, la controtendenza fa notizia. Studi di settore raccontano che nel panorama della crisi economica a vincere sono le aziende che sanno ben distribuire tre fattori: capitale, lavoro e fattori manageriali, capaci di correre al passo con l'Europa. Eyes out on you. Questo è veramente un conto alla rovescia, perché mancano pochi minuti e poi ci sarà un'inaugurazione. Questo è il terzo negozio del giorno e la notte. Siamo al Porto Allegro di Montesilvano e poi c'è anche un'attesa, una super madrina. Beh sì, la stiamo aspettando a minuti. Sta andando via dalla struttura alberghiera. Avremo il piacere di ospitare Maria Grazia Cucinotta, quindi insomma un nome importante per una inaugurazione, spero che sia bagnata dal successo che ha contraddistinto insomma questa nostra bellissima e bravissima attrice italiana. In particolare vediamo che c'è un concept particolare, sono tutti quanti materiali da recupero che però danno davvero una vita diversa a questo negozio. Vediamo proprio alle spalle anche una 500, perciò insomma qual è la filosofia, cosa si vuole comunicare? Ma noi abbiamo la filosofia del garage americano, però italianizzato in questo caso, per rivalutare quelle che sono le nostre essenze. Infatti noi, ogni azienda nostra sposa un gusto, un mood particolare, diverso. Il garage è un po' un contenitore dove all'interno possiamo trovare una, come hai detto tu, una giardinetta del 56 piuttosto che una matchless del 48, la mitica di Marlon Brando di fronte del porto, oppure un Harley Davidson Indie Chopper. Perché? Perché il nostro è un contenitore dove abbraccia diverse filosofie: l'uomo e la donna casual, l'uomo e la donna formale, l'uomo e la donna che comunque durante l'arco della giornata, ecco perché noi ci chiamiamo il giorno e la notte, perché vestiamo l'uomo e la donna nell'arco delle 24 ore, coprendo tutte le loro necessità, ecco, per sentirsi sempre e comunque a loro agio in qualsiasi momento della giornata. In un periodo di crisi economica dove si parla di chiusure, questa è un'inaugurazione, ma ancora di più, sempre di più torna questa filosofia dell'acquisto come esperienza emotiva ed emozionale. E allora questo può essere il segreto racchiuso proprio in quella che è l'esperienza dell'acquisto? Beh, sicuramente oggi come oggi la clientela, per aprire fra virgolette il portafoglio, deve essere colpita da qualcosa che sia particolare, che sia diverso, perché oggi come oggi, se noi apriamo gli armadi di ognuno, troviamo di tutto e di più. Quindi ecco la ricerca, dove effettivamente il giorno e la notte si impegna da anni, da tre generazioni, sono 91 anni di esperienza, proprio alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo, di qualcosa di stimolante, di emozionante. Ecco, come hai detto tu prima, perché se non c'è quello in qualsiasi settore del commercio, però in modo particolare nell'abbigliamento, dove fino a qualche anno fa ci si poteva permettere il lusso di stare seduti dietro un bancone, oggi bisogna uscire, bisogna entrare nelle aziende, studiare i tessuti, studiare delle partnership. Noi per esempio abbiamo delle aziende con le quali collaboriamo anche nello styling, quindi è molto importante sempre di più le sinergie, ecco, sia fra azienda che con il rivenditore finale, insomma. Il giorno e la notte ormai è un marchio perché esce anche dall'Abruzzo, ci sono anche altre sedi al di fuori in altre regioni d'Italia, perciò cosa accomuna tutti coloro che entrano in questo negozio? Cosa serve oggi per riuscire ad essere davvero un'azienda vincente? Beh, in una parola, la professionalità. Oggi chi entra deve trovare innanzitutto un ambiente familiare, deve sentirsi a suo agio, libero, tranquillo di poter scegliere il mondo che più, nel quale più si sente a suo agio, e soprattutto avere la possibilità di capire anche di che cosa sta scegliendo, che cosa sta comprando. Oggi è molto importante, infatti il nostro personale è selezionato ed è formato proprio per questo, per dare il massimo servizio alla clientela. La ricerca viene valorizzata solo quando poi all'utente finale vengono date tutte le informazioni del caso, di quello che sta provando, di quello che sta scegliendo. Oggi il prezzo è rimasta un'argomentazione di vendita, un prezzo alto equivale alla qualità sempre? Ma a me piace parlare di rapporto qualità-prezzo, insomma. Non sempre comprare a un prezzo basso significa fare un affare, anzi
molte volte effettivamente significa strappare soldi. Noi puntiamo molto sul Made in Italy, quindi ovviamente il Made in Italy ha dei costi di base, proprio perché il prodotto viene lavorato da mani italiane e quindi retribuito secondo la legge italiana. Altrove non viene fatto questo, quindi poi dopo è il gatto che si morde la coda. Ovviamente Made in Italy significa prevalentemente qualità finale, quindi quello che oggi investo me lo trovo poi nel tempo, fondamentalmente è questo. E poi in epoca di globalizzazione invece vince la personalizzazione, infatti vediamo che ci sono anche delle iniziative per personalizzare proprio i capi d'abbigliamento, perciò in realtà poi si conta di rendere unico il cliente. Beh sì, guarda, il discorso è questo, quando si lavora in funzione della clientela, si lavora con amore, con passione, si cercano soluzioni, non ci si standardizza. La globalizzazione non deve essere standardizzazione, cioè non deve essere omologazione, la globalizzazione ha degli aspetti positivi, molte volte ha divorato quello che diciamo che è il piccolo distributore, a meno che il piccolo distributore non trova una sua identità ben precisa. A noi ogni negozio, come abbiamo detto prima, ha un printing molto preciso dove il cliente facilmente si identifica e quindi ha una facilità d'accesso anche nella comunicazione molto immediata. E poi la domanda più importante: cosa significa Maria Grazia Cucinotta? Ma innanzitutto voglio dire la bellezza mediterranea per eccellenza, però abbinata anche alla sobrietà, che effettivamente è qualcosa che negli ultimi tempi un po' si è perso, perciò abbiamo deciso di sposare la sua immagine con la nostra, perché ci sentiamo in un certo qual modo vicini nel mood e nel modo di pensare. Abbiamo guardato l'arredamento, assolutamente bello, sorprendente, poi una domanda su tutti che si ripetono: come avete fatto a mettere una 500 qua sopra? questo rimarrà diciamo il live motive della serata e ce lo teniamo come un mistero, ecco, ci piace pensarla così. L'offerta di mercato si reinventa ogni giorno, cercando di soddisfare sempre di più l'esigenza dei suoi clienti. Se prima era quest'ultimo ad entrare nel negozio per compiere l'acquisto, oggi si pensa a studiare strategie che raggiungano l'acquirente ovunque si trovi e la vendita si trasforma in esperienza sensoriale. Tra queste strategie per stupire e soddisfare il pubblico c'è qualcuno che punta ancora più in alto e sceglie grandi personaggi per presentarsi al mercato. Messieri, buonasera, vi diamo il benvenuto ufficiale qui a Porto Allegro, in inaugurazione il giorno e la notte. Vi chiederei un grande applauso alla nostra ospite speciale, Maria Grazia Cucinotta! È vero, è vero, non è vero. La prima cosa che stupisce, oltre la bellezza ovviamente, è la disponibilità. Tantissimi selfie, Maria Grazia Cucinotta non si è tirata indietro mai. Ma mai e poi mai, se tu esisti è grazie al pubblico, quindi non lo devi mai dimenticare. E poi sono persone che ti vogliono bene e che non ti chiedono niente in cambio, quindi è un modo per dire loro grazie, perché non bisogna mai dimenticare, ripeto, se tu esisti, esisti solo perché il pubblico ti cerca. Regista, produttore cinematografico, modella, attrice, perché Maria Grazia Cucinotta poi viene e si concede così al pubblico? Cosa ha visto di particolare per dire di sì a questa occasione? Ma innanzitutto è un'occasione coraggiosa, perché come diceva lui prima, ha detto delle parole sagge, è un periodo di crisi, poi però se nessuno fa la crisi aumenta, invece avere il coraggio di dire io ci provo. E ci prova in un modo bellissimo, anche perché comunque c'ha un gusto pazzesco. Io quando sono entrata ho visto già come lo styling di tutto quanto il negozio, ha detto lui è uno figo, ci piace. Noi abbiamo chiesto perché è stata scelta proprio Maria Grazia Cucinotta come madrina, la risposta è stata perché ha una bellezza mediterranea e soprattutto perché è una bellezza molto molto sobria ed elegante. Beh, grazie, questo mi fa onore, perché comunque ho cercato di essere sempre me stessa, sempre cercando di non ostentare quello che era
le persone si aspettavano, no? Perché quando nasci con un fisico prorompente tutti si aspettano di te qualcosa di veramente trasgressivo. Secondo me la vera trasgressione oggi come oggi è quella di non fare, visto che appena apri un social vedi di tutto e di più. Secondo me meno fai e più lasci quel mistero che ti rende un po' unico. Dalla Sicilia poi ovviamente ha girato tutta l'Italia e non solo. Ecco, l'Abruzzo, per una persona che è abituata a vedere il sud, a vedere il nord, insomma a paragonarla con le città, a che livello si trova? Guarda, l'Abruzzo è una terra meravigliosa, perché poi è una terra che ti sorprende, perché ogni angolo è un angolo diverso e tu passi dalla montagna, no, dove tu vai, ci sono dei laghetti, io vado sempre a Scanno perché con quel lago di cuore che ogni volta ci lascio veramente il mio di cuore, e dove la gente comunque ti accoglie e ti fa sentire a casa, al mare, cioè l'Abruzzo è talmente, talmente diverso che racchiude in mille difficoltà tutto quello che tu hai, di cui tu hai bisogno. E poi soprattutto una bellezza che è abituata ai red carpet, perciò ad abiti di altissima moda. In questo momento noi abbiamo parlato di un concept, giorno e notte, perché veste le persone per tutta la giornata. Si parla di casual, di eleganza. Maria Grazia Cucinotta, che gusti ha? Ma guarda, io sono quella che esce la mattina e poi rientra la sera, quindi devo cercare di passare dalla ballerina al tacco, al vestito che può andare bene la mattina, e alla sera cambi un accessorio e vai, perché comunque oggi andiamo tutti di corsa, non c'è il tempo di dire ok, magari passo da casa, sai che quando esci la mattina rientri la sera. E quindi l'unica cosa che deve essere, il vestito deve essere sempre una seconda pelle, non deve essere mai una maschera, deve essere, non devi metterti una cosa perché va di moda, te la devi mettere perché ti fa sentire figo. Parlando di bellezza e parlando anche di eleganza, un suggerimento: nel 2014 si è detto ci sono i social, si vedono tante cose, un suggerimento di bellezza per le giovani, anche per le donne, dato però da un'icona di bellezza. Bah, intanto alle donne riprendiamoci il nostro essere femmine, perché con tutta questa violenza che ci circonda, con tutti questi pregiudizi, no? E ci siamo mascolinizzate un po' troppo, quindi riprendiamoci la nostra bellezza, la nostra femminilità, e non bisogna avere paura, soprattutto questo è il messaggio che dico, qualsiasi cosa che precluda il nostro mondo di donna va denunciato e senza paura. Siamo pronti per il taglio del nastro. Applauso!